Ciao a tutti ragazzi, allora oggi volevo fare un altro episodio con il nostro Nazi Zombie Army Trilogy. Ovviamente giocheremo un pochino così, tanto per spezzare, perché come ben sapete per fare gli episodi di Ark aspetto sempre qualche aggiornamento. Ovviamente devo sistemarmi un po' tutta la casa, devo fare almeno un altro piano della casa per mettere i macchinari. E giustamente me la devo un po' acchittare, poi possiamo, una volta che avrò fatto anche il recinto, prenderemo qualche animaletto, così faremo qualche bambino, i nostri piccoli cagnolini, vediamo un po' come funziona. Diciamo che facciamo una partitina così, la solita campagna. Continuerò dalla partita che sto facendo. Berlin is burning, Diciamo and che all soldiers remaining here fondamentalmente are io di damned. fucili The non è che ci streets capisca call. granché, insomma, quindi fucile a cecchino di quelli della seconda guerra mondiale, prima e seconda, non è che ci capisca tantissimo, quindi non so qual è veramente il migliore, quindi ho fatto un'accoppiata un po' mia. Comunque, speriamo di averci azzeccato, perché per il momento sto utilizzando questo fucile da cecchino qui, che ovviamente Gewehr 43, scusate la pronuncia di una zozzera, poi sto usando la doppietta senza che dico il nome in inglese, tanto si vede che è una doppietta. E abbiamo la nostra pistola a 6 colpi, la nostra revolver, che non fa mai schifo, ovviamente. Bella revolver, non fa mai schifo. Ok. Ovviamente abbiamo salvato il checkpoint. Devo entrare lì dentro. Siamo sempre la nostra Zoe di Left 4 Dead, uno dei miei personaggi preferiti. Assicuriamoci di aver preso tutto, perché non voglio scordarmi nulla. Ok, munizioni sto al massimo. Ok, vediamo un po'. A proposito, facciamo un po' di caciara. Mi conviene. Oh, questo fuoco. Oh. E dai! Niente. Sta a cuocere una bistecca. Non c'è un altro punto. Sì, da qua. Forse qui è, qua è meglio. Diciamo forse la cosa più bella del gioco, anche se il gioco è bello già di per sé, però a me sta cosa mi fa impazzire, mi piace proprio a bestia. Bell'anticipo. Diciamo che ci vuole un certo tempismo. Tempismo è tutto. Adesso ho preso la gola. Shadow, che sono tutti mezzi storti, sti cazzarola dei zombie. Quelli storti sono ancora più difficili da prendere. Show. Poi mi ci vuole un'ora per tirarlo giù. Ma vaffanculo. Oh, ce l'ha fatta a fermarti un secondo. Basta un secondo, regà. Diciamo che ho preso questo fucile per comodità, perché ha 7 colpi invece di 5. La cosa è meglio, perché se ha un po' più di colpi mi fa più comodo. Certo, magari non è quello che fa più danno di tutti, però c'ha pure un bello zoom. La cosa è ottima, perché anche lo zoom è fondamentale. Anticipo di merda. Anticipo di merda. Facciamo così, va come prima. Anticipato una zozzeria, infatti non muoviamo mai. Beh, è una questione di tempismo.
Preferisco sparare normale piuttosto che... Non piace sto fucile. Doppietta è proprio air top, raga. In qualsiasi contesto. Palla finita. C'è quel cacchio di cecchino. Eccolo là, vedi come sarda. Devo cercare di appizzarmi. Rimasti tutti tutti. Zombie normali dovrebbero essere finiti. Ah, rischifo. Far piacere. Dove cazzo è lo stronzo? Eccolo. Bastardo. Chi è? Ah, quello che esplode. Mannaggia la matosca. E la voglia. Preso. Vuoi dimmi che sarti? Astaso. Zitto. Finiti? Ok, famosa in giretto come al solito. Perché raga, se volete trovare i lingotti e dovete fare un bel giretto, è normale. Anche per prendere cartucce, munizioni e tutto quello che vi può servire.
aspetta che mi ha ammazzato tutto. Stronza. Non sto messo male a cartuccio. Pensavo peggio. Pensavo decisamente peggio. Come si entra qui? Come vedete un attimo, perché poi col cacchio mi c'è. Allora, qui c'è il fuoco, sì, c'è passato dall'altra parte. Ok, a posto. Una cosa veloce. Una sprintatina. Ci siamo. Di merda. Piano di sopra, vediamo se abbiamo qualcosa. Oh, vedi, c'era il lingotto? Avevo detto che trova le cose. Bisogna farsi in giretto. Ok, siamo arrivati alla safe house, va bene. Ok. Diciamo che qui c'è un sacco di fucili. Ovviamente, come già ho detto, non so qual è quello più, quello migliore. Diciamo che sto andando adesso intuito, come al solito. C'è un sacco di roba. Solo che io preferisco tenermi il mio bel fucile da caccia, perché fa la sua sporca differenza. Poi ovviamente c'è magari chi preferisce questo perché ha tanti colpi, però sinceramente il rinculo è esagerato, quindi sotto un certo contesto non è che è buonissimo. Comunque qui mi raccordo i proiettili per tutto. Vabbè ragazzi, diciamo che concludiamo qua il video. Ovviamente volevo fare una cosettina veloce, quindi non volevo delle cose assurde, perché se facciamo il video troppo lungo poi si sa che poi dura troppo, poi uno si annoia. Invece facciamo un video piccolino, carino, insomma, tanto per spezzare, no? Poi magari faremo un prossimo episodio, magari qualche novità. Noi comunque ci vediamo alla prossima. Ragazzi, come al solito, se vi fosse piaciuto il video mettete un bel mi piace. Fatemi sapere se puta caso voi sapete qual è il fucile da cecchino migliore per questo videogioco. Noi ci vediamo alla prossima e ciao!